Allora, perché creare un movimento? Semplice, perché c'è già. Ci sono milioni di persone scese in piazza, se vi ricordate, con i due videi, il primo per avere il Parlamento pulito e il secondo per la libera informazione. Milioni di persone che sono scese in piazza da tutte le parti, a Piazza Farnese insieme ai familiari vittime della mafia, a Piazza Dante a Napoli contro l'immondizia in Campania, cittadini che hanno prodotto attraverso i meetup locali, hanno prodotto le liste civiche 5 stelle, quindi una quarantina di cittadini informati. Oggi ci ritroviamo in 30 comuni di città molto importanti come Bologna, Modena, Reggio Emilia, Treviso, Ancona, Livorno, sono centinaia di migliaia di italiani, cittadini che hanno fatto un forum e hanno lavorato 8 mesi per fare le primarie dei cittadini, se vi ricordate. Hanno lavorato sull'economia, sull'energia, sulla sanità, e poi abbiamo portato queste primarie a Prodi, se vi ricordate, che l'ha messa immediatamente in un cassetto. I partiti non ci sono più, sono come il Will Coyote, non so, l'avete visto, basta per farli crollare, basta che gli dici di guardare giù. Infatti il Will Coyote continua a fare delle cose, appena si accorge che è sospeso nel vuoto precipita, come sono precipitati tutte queste macchiette, da Topo Gigio Veltroni allo Psiconano. Sono macchiette, sono cartoni animati, dallo smemorato di Collegno Mancino fino al nostro Presidente della Repubblica Morfeo. Il ministro Tremonti sta raschiando il barile, non sa più cosa fare, si sta appropriando persino dei lingotti d'oro della Banca d'Italia, sembra il duce in fuga col tesoro di Dongo. A settembre gli operai usciranno dalle fabbriche, chi li accoglierà? La polizia antisommossa? E il debito pubblico è una voragine, aumenta di 18-20 miliardi di euro al mese. Questo Stato è fallito, è in default completo. Basta una minaccia di Totò Riina e una minaccia di fare un partito del Sud che subito vengono elargiti 4 miliardi di euro alla Sicilia, quando ancora in Abruzzo i terremotati sono sotto le tende. Il movimento è la voce di milioni di persone che non hanno voce sui giornali e in televisione, ma che saranno la voce dell'Italia di domani, l'Italia di persone oneste, trasparenti, pulite, che non vogliono centrali nucleari, non vogliono inceneritori, discariche con rifiuti tossico-nocivi, un'Italia di persone per bene. Ci sono le persone per bene, che non vogliono il potere fino a se stesso per avere il potere, ma perché vogliono fare, darsi da fare per cambiare questo stato di cose. Una gente che continua a vedere, noi continuiamo a vedere stragi di Stato come quella di Bologna sotto il segreto di Stato, e se c'è ancora il segreto di Stato vuol dire che lo Stato è il mandante. Io voglio vedere persone che governano questo paese divertenti, leggere, ridere, giocare con i figli, andare fuori, fare la spesa. Non gente protetta da guardiani del corpo, da esercito, da polizia antisommossa. Io voglio vedere un paese dove se uno grida la verità e la dice, non si deve vedere la polizia entrare in casa alle 6:30 del mattino perché in una trasmissione televisiva hai detto qualcosa, hai fatto delle domande al nostro dipendente avvocato Pecorella su perché ha difeso un mafioso assassino, l'assassino di Don Diana, un caduto della mafia. Ecco, io voglio che chi vuol partecipare in prima persona alla costruzione del suo futuro ha la possibilità di entrare nei consigli comunali, che vuol decidere sul suo territorio, sulla qualità dell'ambiente, della sua vita, dell'aria, dell'acqua. Un paese che no, i referendum non si mettono nei cassetti come le leggi popolari, che non siano solo scritti sulla carta. Un paese dove viviamo adesso, che è senza opposizione, dove il Parlamento è esautorato, dove chi governa sono due comitati d'affari, PDL e PD-L. Ecco, questo movimento, ve lo garantisco, non delegherà nessuno. È un movimento in prima persona, plurale, noi cittadini. In autunno lancerò le liste a 5 stelle regionali e subito dopo il movimento attraverso la rete. Un movimento di democrazia diretta.
un virus che non si può fermare perché cammina attraverso le sue idee e i suoi programmi e soprattutto la sua allegria, perché ridere è contagioso, è contagiosissimo, quindi una risata vi seppellirà tutti. Buon 168.